Amici 22, fan confusi dal daytime, ipotesi finito male o bullismo a Samuel Aaron. Cosa hanno fatto i sei allievi di Amici che domenica scorsa sono stati puniti severamente? Questa è la domanda che si stanno ponendo i fan del talent show da quasi una settimana. Ovvero da quando sono trappelate le anticipazioni della registrazione della 16ª puntata. Dopo la messa in onda del daytime di lunedì scorso, gli spettatori si sono detti ancora più confusi di prima. Wax è stato accusato di fare il capo e dare ordini. Ma nessuno ha ancora parlato apertamente del fatto grave di Capodanno. Maria De Filippi l'ha ripetuto più volte che i video della sera di Capodanno non sono trasmettibili in televisione. Ma gran parte del pubblico continua a chiedere di sapere cos'è successo di così grave nella casetta di Amici quella notte. L'eliminata Valeria ha polemizzato sul non dire della produzione di Amici, anche perché questo silenzio sta alimentando molte ipotesi su quell'episodio. Alcune lesive della reputazione degli allievi. I fan si aspettavano di capire qualcosa in più guardando il daytime di lunedì 16 gennaio. Il primo dopo la messa in onda dello speciale dedicato al fattaccio del 31 dicembre. Gli addetti ai lavori, però, anche questa volta hanno deciso di mostrare il minimo indispensabile di quello che è accaduto tra i ragazzi dopo l'ultima registrazione. Censurando ancora il comportamento dei sei titolari che hanno subito il provvedimento disciplinare. Chi ha seguito con attenzione quello che è stato trasmesso in TV il 16 gennaio, ha formulato nuove ipotesi sul Capodanno Gate. Sentendo alcuni ragazzi accusare Wax di essersi sempre comportato da capetto che dagli ordini. Gli spettatori senza alcuna prova sono arrivati alla conclusione che i sei alunni coinvolti potrebbero aver fatto del bullismo. Aaron e Samuel sono stati tirati in ballo da Raymond, Gianmarco e Angelina per le loro fragilità ma anche per aver spesso acconsentito a fare quello che altri gli dicevano. Dalle loro parole sembra che abbiano fatto delle minacce, e anche brutte. Io ho capito che Aaron ha litigato con Wax perché dava ordini a lui e anche a Samuel e Angelina. Io credo si tratti di bullismo verso Samuel e Aaron, hanno fatto del bullismo. È l'unica spiegazione logica, secondo me Samuel è stato vittima di bullismo. Questi sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter dopo il pomeridiano che ha proposto il confronto tra i due gruppi che si sono venuti a creare in casetta nell'ultimo periodo. Il gruppetto dei sei si è comportato in modo prepotente nei confronti di Aaron, Samuel e Angelina. Il limite è stato superato a Capodanno. Crick avrà detto qualcosa. Perché Lorella ha detto che la produzione non immaginava nulla, questa è la ricostruzione che un'altra spettatrice di Amici ha fatto sugli ultimi accadimenti all'interno della scuola. Il daytime del 16 gennaio, dunque, ha confuso ancora di più i fan, che tra le varie ipotesi non escludono quella di uno scherzo finito male proprio la notte del 31 dicembre. Insomma, il silenzio degli addetti ai lavori su quello che Wax, Maddalena, Samu, Tommy Daly, Valeria e NDG hanno fatto non sta facendo altro che alimentare la curiosità di chi guarda il talent show e pretende di sapere cosa c'è dietro ai provvedimenti e all'arrabbiatura di Maria De Filippi. Ad oggi, l'unica ad essersi esposta sul Capodanno Gate è stata la cantante che domenica scorsa ha perso la sfida contro Crick e ha dovuto lasciare il programma. Avrei preferito che i video fossero stati mostrati per far capire la mia ingenuità e inconsapevolezza. Non accetto che la mia persona sia accostata a supposizioni così gravi, ha affermato Valeria su TikTok senza svelare cosa è successo in casetta.